Allora, un pronostico per questa partita? Ma io spero innanzitutto che sia una bella partita, che ci divertiamo, anche perché la serata lo permette pure. E poi niente, spero che il Cosenza ci regala una bella soddisfazione con un risultato di 2-0 secco. Ah, quindi 2-0, sì, sì. Segnato da Maniero? Sì, Maniero, doppietta di Maniero. Quindi puntiamo su di lui? Sì, sicuramente. Gesti scaramantici? No, nessuno, no. Speriamo di vincere, chiaramente. Io prevedo un 1-1. Così portiamo a casa la salvezza sia Crotone che Cosenza. Quindi Maniero stasera secondo voi segna? Non so se gioca, spero che segni se gioca, chiaramente, lo aspettiamo. Sì, Maniero Simi. Simi è importante che segni. Quindi tifate per lui o per chi? Tifiamo per tutti. Io per Maniero. Pronostici, noi vinciamo sicuramente 3-0. Forza Crotone, vai! Vinceremo sicuramente. Chi segna? Penso che Garritano se gioca. Vedremo. Qualche gesto scaramantico prima che si giochi? Siamo i lupi di Cosenza, quindi vinceremo sicuramente. Quindi sempre forza? Sempre forza lupi. E la vinciamo noi 3-0, secco. Chi segna? Senza. Allora, doppietta di Pippo Maniero e poi Dermacu di testa al 90° fa scoppiare il San Vito. Una doppietta che però di questo giocatore Maniero, diciamo, un po' si sogna, perché è da tempo che non segna. Ma adesso è dimagrito, lo vedo in forma. Oggi li fa. Segnate 3-0, fisso. Gesti scaramantici? No, nessuno, non siamo scaramantici, la vinciamo facile. 2-1. 2-1? 2-1. Cosa ne pensa della formazione di questa sera? 4-3-3? Io penso solo a vittoria. Il Crotone stasera è in ottima forma. Secondo lei riesce a vincere oppure c'è questa sorpresa del Cosenza? Ma la sorpresa, se si vince qui, sicuramente non è quella del Cosenza. Il Cosenza è qui per vincere, dobbiamo allungare e ce la faremo tutti insieme. Quindi un pronostico con te, quanto vincerà il Cosenza? 2-0 fisso, torniamo a non prendere gol in casa. 1-1. Fatto da chi? Da chi? Maniero. È un pochettino... Potrebbe essere. Potrebbe. Speriamo, anche perché è da tempo che non segna. E penso che sia anche un risultato equo per tutte e due, hanno tutte e due bisogno di punti, per cui... Il Crotone è in forma già da diverso tempo che... Però una nostra vincita metterebbe in difficoltà il Crotone, per cui il pareggio, diciamo, che accontenta tutte e due. Un gesto scaramantico che fa di solito magari all'inizio della partita? Io gesti non ne faccio, perché quello che faccio sarebbe poco. Speriamo di vincere, 2-0 Cosenza. Chi segna? Tutino sicuramente, Palmiero. Ma il mister Braia ha puntato molto su Embola, cosa ne pensi? È una ottima risorsa che è arrivata dal mercato invernale, speriamo che dia un contributo. Invece il Crotone qui, se non sbaglio, non ha mai vinto. Pensi che questa sia la volta che si capovolge il risultato? Speriamo proprio di no. Per me è un bel 2-2. Almeno vediamo un po' di spettacolo. È vero, il mister Braia ha scelto una formazione 4-3-3. Cosa ne pensa? Che sia più sulla difesa o più sull'attacco? Sull'attacco. Quindi stasera si vince. Per me è un 2-2, poi chi vince, per me è uguale. Quindi un pareggio, lei è più pacifico. Una squadra, sì. Sempre una squadra calabrese alla fine siamo. Però è un bel derby. Infatti. 2-1 al Cosenza. Chi segna? Maniero? Maniero Tutino. Quindi è la volta buona. Speriamo, perché se vinciamo questa partita almeno andiamo nella salvezza. Siamo quasi salvi. Però andiamo più sicuri con la vittoria su Crotone. Qualche gesto scaramantico? No, meglio di no. Meglio di no. Porta questo male. Questo è un grande tifoso del Cosenza, numero uno. Buonasera, Allora faccio qualche domanda anche a lei. Buonasera. Il mister Braia ha scelto la formazione 4-3-3. Cosa ne pensate? Più incentrata sulla difesa o più sull'attacco? Tutti a Mungo però. No. Oggi con questa formazione siamo ritornati alla formazione Mungo, standard. No. Mungo, quindi sicuramente siamo con Beaz, Embalo e tutti in avanti. Oggi è da vincere. Oggi assolutamente. Poi il Crotone oltretutto non ha mai vinto qui a Cosenza. Sì, però è un periodo di forma, ogni partita è a sé, quindi è un derby, bisogna concentrarsi, giocare, entrare in campo con forza, con determinazione per conquistare questa salvezza. Questa super vittoria. Allora siamo più verso i playoff? No, non ci pensiamo ancora ai playoff. Pensiamo alla salvezza e poi dopo se ne parla. Quindi pensiamo ai playout? Sì. No, playout nemmeno, dobbiamo salvarci e pensare al centro classifica, questo. Grazie, sempre forza. Sempre forza lupi. Il giovanotto qui dice. Forza lupi. Questa è una malattia che non fa più.
subito dopo partita. Com'è andata? Siamo troppo forti, forza Lupi. Lei ha visto la partita, cosa ne pensa? Siamo mitici, Dio c'è e ogni tanto si vede, anzi si fa vedere anche a Cosenza. Gol di Embalo, il primo al primo tempo, il secondo tempo invece come le è sembrato? Il secondo tempo che posso dire? Il primo tempo sembrava il Real Madrid, il secondo tempo il Barcellona. Vabbè, sempre due grandi squadre. Grandissime, ma più grandi ancora è la passione per i colori rosso-blu. Noi amiamo questi colori, amiamo questa città. Lei viene sempre a guardare le partite del Cosenza? Dentro e fuori. Sempre. Dentro e fuori. Quindi lupi nel cuore. Casa e fuori, lupi nel cuore e nell'anima. Abbiamo vinto. Ho capito, ma è stata una partita sempre un derby. I derby sono sempre pericolosi. Ma all'ultimo, meno male che gli hanno fatto il gol. Se no avevano pareggiato, sì. Ah, quindi quel voto che abbiamo sentito prima cos'è? Fatto che hanno fatto il gol loro, però gliel'hanno fatto di fuori gioco. Che fortuna che avete. È andata bene, vediamo alla prossima. E bravura. Eppure, pure. Ha sbagliato i due campi l'allenatore, ha sbagliato tutto. Cioè Maniero praticamente camminava in campo, se no ha fatto una bella partita, complimenti al Cosenza. Il primo tempo è andato bene però, gol di bellissimo, bravissimo giocatore. Bella partita, complimenti per il Cosenza e entrambe le squadre. Poteva fare meglio o ha fatto benissimo? Sfortunati, poteva fare anche ancora meglio. Il Crotone comunque come ha giocato? Bella, bella squadra. Siamo sportivi? Abbastanza. È stata stupenda. Il Cosenza poteva fare meglio o andava? No, ha fatto quello che poteva, bellissimo. È stata una bella partita, abbiamo meritato la vittoria. Il Crotone come ha giocato? Il Crotone ha giocato bene, ha giocato bene. Si poteva fare meglio secondo lei? No, abbiamo fatto già bene. Bene, andate il Cosenza, sempre vinciamo. È una sofferenza, finalmente ci siamo riusciti. Abbiamo vinto sto benedettissimo derby. Gli ultimi minuti hanno fatto un po' paura. Al Cardiopalma, sì, però ancora più bella la vittoria. Forza Cosenza. Sempre, forza Lupi. Forza Lupi. Questa è una vittoria fondamentale per il campionato. 3 punti d'oro. Adesso sono rimasti 6 finali. Super Perino, grande squadra e grande Braia. Adesso testa, Padova e poi 5 finali. Andrai a vederla? Certo, sempre forza Lupi. Tutti a San Vito per le ultime due partite in casa. E poi... questa sarebbe da rimanere qui a Cosenza. Ultima domanda al volo, il gol che poi è stato annullato al Crotone, c'era o no? Non c'era, comunque il Crotone deve scendere in Serie C, perché questa sera non ci sono mostrati sportivi. No? No. Come mai? Perché non ci hanno restituito la palla e soprattutto sono comportati anche in modo incivile qui, quindi merito una Serie C. Siamo meritata la vittoria, abbiamo giocato dal primo al 90° da lupi, da veri lupi. Ma si poteva fare di più? No, la squadra ha fatto quello che poteva fare. All'ultimo c'è stata l'occasione del gol che ha annullato, ma non fa niente. A noi ci hanno rubato parecchi punti quest'anno. Siamo contentissimi, forza lupi sempre! È stato bellissimo. Splendido! Si poteva fare meglio? No, va bene così. Invece il gol all'ultimo c'era? No. Secondo tempo la formazione non era adatta per la partita, però è stata una bellissima partita e niente, speriamo che ci siano altri punti per la salvezza. Fortuna o bravura? Bravura nel primo tempo, fortuna nel secondo. È stata una partita molto difficile, è stata sudata ma tutto di guadagnato. Sempre forza Cosenza. Avete sofferto gli ultimi minuti quando il Crotone ha fatto il gol? Abbiamo sudato freddo. Sì, ma si sapeva che solo una squadra può vincere, solo noi. Abbiamo sofferto, però abbiamo guadagnato 3 punti. Cosa vi aspettate dalle partite future? Andrete a vederle? Sì, una salvezza ci sta. Sempre presente per Cosenza. Sempre forza Cosenza. Vi sentite più vicini ai playoff o ai playout? Cioè, si spera di salire in Serie A oppure si spera di rimanere nella B? Beh, sono vicino a Cosenza, né playoff né playout. L'obiettivo è salvarsi, però puntare più in alto si può pensare l'anno prossimo magari. Abbiamo una bella partita, grande risultato per questa città e soprattutto il Crotone, che è una tifoseria a noi molto vicina, che si è comportata benissimo, è una bella partita per tutti. Poi l'importante è che si torna a casa e tutte queste persone hanno una bella cosa, no? Si aspettava un gol di Maniero, poi alla fine niente, ha segnato Embalo. Secondo te il mister ha fatto qualche sbaglio oppure si è stata un po', diciamo, sfortunata? Allora, diciamo che su Maniero forse non si è proprio integrato subito,
però diciamo che è un bel risultato di squadra e questo qua è la cosa più bella, quindi forza Cosenza. E forza Lupi. Forza Lupi sempre.